si sta percorrendo la curva di destra che conduce alla retta di fronte dove ci sarà lo stacco della partenza. Dunque si va in questo istante, partenza molto veloce all'esterno di tutti del numero 7, il rientrante out-out GSM che scavalca il numero 2 di Nae BLV, gran partenza anche del numero 6 che riesce a sistemarsi in terza posizione. Si tratta di Jovanin, mentre per linee esterne è rimasto, dopo buona partenza dalla seconda fila, Nerone Caff, nella cui scia Rosario Gambino ha sistemato nel Rey de Jet. Dunque, out-out GSM, Nae BLV, Jovanin, Mirus Caff nelle prime quattro posizioni ha steccato, treno esterno guidato da Nerone Caff, nella cui scia ci sono innanzitutto Nerei de Jet, poi in Lave di Jesolo e Naiera in quarta pariglia esterna. Dunque out-out GSM, cavallo praticamente ignorato quasi al gioco, che rientrava dopo lungo tempo e dopo, devo dire, una discreta prova di qualifica, si trova al comando e potrebbe anche essere la grossa sorpresa della corsa, anche se è un cavallo che in testa ha sempre un po' sofferto la fase conclusiva. Continua a marciare per linee esterne Nerone Caff, dalla cui scia però Rosario Gambino sposta Nerei de Jet, cala e sbaglia Nerone Caff. Nerei de Jet le viene coinvolta, un po' di maretta, cerca di approfittarne out-out GSM, mentre si muove in terza ruota a Metello, numero 11, che viene avanti con gran disinvoltura. È calato out-out GSM, superato da Nae BLV, sul quale sembra marciare con grande intensità Metello, nella cui scia c'è anche il numero 5 di Naiera. È riuscita finalmente a trovare un varco anche Mirus Caff, che certo non ha avuto una corsa molto favorevole, adesso comunque non riesce a progredire più di tanto e alla fine è Nahera al largo di tutti che prende la meglio nei confronti di In Love di Jesolo e di Metello. Dunque alla fine la spuntata Biagio Lo Verde con la sua Nahera, numero 5 dello schieramento. I colori sono quelli della Big SRL, il training naturalmente dello stesso Biagio Lo Verde, mentre per Buchi In Love di Jesolo è venuto a prendere, vediamo se è vero, il secondo posto, arrivo comunque strettissimo con Metello, sembra che ce l'abbia fatta in Lave di Jesolo nei confronti di Metello. Dunque 5, 9, 11, l'ordine d'arrivo più che mai ufficioso della settima corsa di Palermo.